Buongiorno, inizia una nuova giornata in quel di Vienna e noi siamo tutti mezzo rincoglioniti perché abbiamo dormito bene, però non molto. Stiamo andando a fare colazione, speriamo che sia una bella colazione. Che aspettative abbiamo per la colazione? Molto bassa. Quindi, secondo me ci daranno delle crostatine confezionate e delle marmellatine. Voto 10. Era come le petizioni, non c'è solo pane e tazzine, vuoto. Alla fine la colazione è stata un flop, come dicevamo, e c'era solo il pane e qualche dolce a mangiare. Però l'importante è mangiare in questi casi e sopravvivere soprattutto. E comunque oggi a Vienna è una bellissima giornata, è caldo, ci sta bene. Quindi speriamo che questa giornata sia partita col piede sbagliato ma si concluda al top. Oggi non so cosa andiamo a visitare, sarà tutta una sorpresa e insomma speriamo che vada bene, dai. In questo momento stiamo andando a visitare la cattedrale di Vienna. Stiamo passando per la parte più vecchia, quella più caratteristica. È molto carina. E sono strade tutte strette che ci porteranno direttamente sulla cattedrale, quindi sarà un bel impatto visivo. La nostra guida ci diceva che ci sono un po' di campane in questa cattedrale e quella nel campanile nord, che è quella più vecchia, la campana Pumeri, non rintocca sempre ma solamente durante le festività perché è così potente che potrebbe far crollare o cedere il campanile, quindi interessante, si scopre sempre qualcosa di bello. Queste pietre attaccate al soffitto con i fili sono pietre di carta, sono finte e stanno a indicare Santo Stefano, infatti questa è la cattedrale di Santo Stefano che è stato ucciso, lapidato con le pietre, quindi bello. Thinking is not around. Ci sono queste luci viola sulle pietre perché siamo nel periodo di quaresima. Ogni periodo di festività ha un colore, infatti la quaresima è viola, la Pasqua è d'oro e la Pentecoste è rossa. Ci troviamo davanti al palazzo del governo, nel quale adesso entreremo e ci sarà una piazza, piazza San Michele, che prende il nome appunto da questa chiesa qui, chiesa di San Michele. Dentro questo palazzo un tempo vivevano 5.000 persone, la guida ha detto che ci sono uffici di avvocati, ambulatori di dentisti, è molto bello, possente, imponente. Quindi penso che si vada a mangiare lo schnitzel, forse. Non so. Siamo da VOTV, un ristorante in quel di Vienna, e io ho ordinato, non so cosa ho ordinato. Sì, ho preso un nome, le ho indicato cosa volevo. E questo qui sarebbe un ristorante a base di schnitzel, cioè una cotoletta viennese, easy. Però mi sono voluto complicare la vita, quindi ho preso qualcosa di strano. Speriamo sia buono almeno. È arrivato il mio piatto, sembra buono, sono uova con... Dice ravioli, tipo. Dice ravioli? Oh, il caso mi ha voluto bene. Taste test. È buono. Non capisco che c'è dentro. È buono. Molto buono. Ci sta. Un applauso. Se è finito tutto, era tutto molto buono. Ho avuto anche la fortuna di mangiare la schnitzel di qualcun altro. La mia frittata ravioli era molto meglio. Alla fine lo schnitzel è una cotoletta con patatine fritte, quindi non è niente di particolare. Siamo entrati al Caffè Central, che è uno dei caffè storici di Vienna, frequentato dai intellettuali del 900-800. E diciamo i prezzi sono abbastanza cari. Siamo entrati solo per vedere un po'... Qua ci spellano, ci spellano! Siamo entrati solo per vedere. Io non so se prenderò qualcosa. Alla fine mi sono lasciato tentare dalla gola e ho preso uno strudel con gelato alla vaniglia. Costa 8 euro, però è un'esperienza e ne vale la pena. Siamo tornati all'hotel finalmente. Io mi inginocchio adesso perché sono stanco. E ora si riposa per poi andare incontro alla cena. Maledetti! Maledetti!
Aia, è successo tutto.